Il consigliere regionale del Partito Democratico, Antonio Blasioli, documenti alla mano, è tornato sull'argomento della bonifica del sito di Bussi per smorzare i toni trionfalistici usati nei giorni scorsi dal presidente della Regione Abruzzo. Abbiamo convocato la conferenza stampa odierna per amore della verità e per rispetto di una comunità, quella di Bussi sul Tirino e più in generale della Val Pescara, che ha già pagato un prezzo enorme e non merita altre prese in giro, ha affermato Blasioli. La bonifica delle aree ex 2A e ex 2B di Bussi, che sorgono tra Bussi e l'area Tremonti, dovevano iniziare il 1° ottobre 2022, quindi sono passati quasi 2 anni e non è iniziato assolutamente nulla. Il contratto, la convenzione che è stata sottoscritta a dicembre tra il Ministero e la DECDEME, in realtà prevede altro, cioè prevede un contratto spezzatino. Che significa? Che DECDEME farà esclusivamente il piano di caratterizzazione per oltre 400.000 euro, che quindi bisognerà rifarlo nuovamente dopo quello Solvay, e poi il progetto esecutivo per altri 500.000 euro. Poi, solo dopo, si vedrà se si procederà con la bonifica, perché si legge in un passaggio del contratto che se ci sono motivate esigenze la bonifica non andrà avanti. Quali sono le motivate esigenze? Quelle che abbiamo sempre detto, e cioè che 45 milioni di euro che non sono stanziati né da Marsiglio né da Fratelli d'Italia, ma sono frutto della legge 10 del 2011 a firma Legnini e Marini più altri, in realtà non saranno assolutamente sufficienti. Il presidente Marsiglio e Fratelli d'Italia in coro con lui, che cosa dice rispetto a questa bonifica? Nulla di rilevante, perché non ci dice chi dovrà metterci gli altri soldi. Sapete chi ci dovrà mettere gli altri soldi? Tutti gli abruzzesi che hanno bevuto l'acqua inquinata del campo Pozzi di Castiglione a Casauria, quelli di Bussi che sopportano questo danno all'immagine molto importante, cioè gli abruzzesi. E questo in virtù di un accordo di programma che è stato sottoscritto nel 2017, laddove si dice tutto ciò che serve sopra i 45 milioni di euro li dovrà mettere la Regione Abruzzo. E allora in questi giorni si sta decidendo sui fondi della programmazione 2021-2027. Marsiglio ci dica quanti fondi ha messo a disposizione per la bonifica di Bussi. Questa sarebbe una notizia rilevante per gli abruzzesi, ma ahimè questa notizia non è stata data.